appunto dopo il TG Max oggi esce dallo studio di Lanciano e vi porta sul lungomare nord di Casalbordino. Come possiamo vedere dalle immagini filmate da Tommaso D'Alonso, un tratto di lungomare è crollato a causa di una mareggiata, la mareggiata delle scorse ore che ha provocato appunto questo distaccamento del muretto e di parte della strada e anche del marciapiede. Il comune di Casalbordino ha transennato l'area, sono circa 200 metri in lunghezza per un tratto crollato di circa 60 metri lineari. C'è stato anche il sopralluogo del servizio marittimo della regione Abruzzo, lo stesso dirigente ha conferito con il sindaco Marinucci, con il vice sindaco Zinni per assicurare all'amministrazione comunale il sostegno economico che tra l'altro era già previsto all'interno di un progetto più ampio per la tutela del lungomare di Casalbordino Nord. Un lungomare, ricordiamo, che è anche un tratto del Regio Tratturo, del Tratturo Magno che dall'Aquila portava le greggi fino a Foggia, ma ne parliamo più approfonditamente nel punto. Vediamo. Casalbordino, le mareggiate hanno provocato il crollo di un tratto del lungomare nord. Sindaco, questo è un problema annunciato da tempo. Lei, sin dal suo primo mandato, dall'insediamento in comune, disse che questi pennelli provocano un danno e questa, secondo lei, è appunto la riprova? È la conseguenza del fallimento del progetto Ancora. Un progetto pensato 20 anni fa, pensato e sperimentato su Casalbordino con le barriere soffolte quando gli altri si proteggevano con barriere alte, è quello che ho sempre contestato. Oggi non c'è la mareggiata, questa è una conseguenza dell'ultimo pennello che è stato fatto. Che fa? I pennelli proteggono una parte e vanno a mangiare, vanno a erodere un'altra parte. Quindi la regione ha risposto prontamente e quindi non mi sento assolutamente di puntare il dito contro la regione, anzi la regione ha provveduto sia con i fondi, ha provveduto a fare un nuovo progetto con variante puntuale al progetto Angolo per Casalbordino e sta attuando questi mezzi. Probabilmente chi ha governato prima ha avuto il fallimento del progetto Ancora, chi ha progettato a Casalbordino questo bellissimo progetto Ancora è stato una persona che non conosceva il territorio. Questa è una piccola mareggiata, ha provocato il crollo dove su un posto molto particolare, perché non ci scordiamo che qui passa la pista verde, qui c'è il tratturo e quindi anche l'ente tratturale secondo me si dovrebbe preoccupare per la difesa di questo luogo dove hanno messo dei vincoli culturali su questo bellissimo posto e per tutelare il tratturo bisogna usare anche le difese a mare. Quindi invito anche loro a venire a Casalbordino per vedere l'erosione del suolo tratturale e fare in modo di chiedere fondi, come chiedo io tutti i giorni fondi, per la tutela del tratturo. Ingegner D'Alberto, quali sono le soluzioni che può mettere in campo la Regione?
Le soluzioni sono due, di breve termine e di medio-lungo termine. Quanto al breve termine, oggi abbiamo preso atto dei danni che si sono verificati a seguito di questa mareggiata, tutt'oggi in corso, e quindi di concerto con il responsabile tecnico del comune di Casalbordino abbiamo condiviso delle opere da realizzare in somma urgenza per il ripristino appunto dei danni subiti. Quando invece al medio-lungo termine, questo è da dire che il tratto del litorale al nord di Casalbordino da anni registra un trend negativo di arretramento della linea di costa, e quindi qui la Regione Abruzzo si era già dall'anno scorso attivata per avviare una procedura di variante puntuale al piano di difesa della costa per prevedere delle opere strutturali diverse da quelle originariamente previste, e per questo tratto abbiamo quindi già deliberato il 3 novembre ultimo scorso la variante puntuale, dove appunto sono state previste opere strutturali che comportano il prolungamento delle barriere foranee emerse già realizzate a sud di Torino di Sangro fino a ricollegarci con la località La Madonnina qui di Casalbordino, dove già sono state realizzate delle celle sulla linea di costa. E questi interventi già deliberati hanno avuto già l'avvio per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica economica, e da lì, appena ora saranno stanziati i fondi necessari, procederemo al progetto esecutivo e al relativo appalto. Quindi pensa che i pennelli attuali siano stati un danno per la costa? No, i pennelli realizzati sono parte di un intervento che adesso va concluso appunto con queste barriere emerse da realizzare. Le cosiddette scorriere, una barriera foranea emersa dei setti che appunto partiranno dalla foce dello Sento fino a ricollegarsi qui alla località La Madonnina con le celle già strutturali e realizzate. Carla Zinni, vice sindaco di Casalbordino, con delega ai lavori pubblici. Ogni volta che bisogna intervenire su questo tratto, comunque voi incontrate molte difficoltà burocratiche. Sì, purtroppo l'eccessiva burocrazia comporta dei notevoli ritardi per questo tipo di lavori, in cui invece sarà necessario ed è necessario intervenire sempre in maniera più che tempestiva. Noi ci stiamo mettendo tanto impegno anche con gli enti sovraordinati, con la Regione Abruzzo, ma si deve fare sempre di più, perché il nostro mare ha bisogno di un'attenzione. Siamo stati rassicurati circa lo stanziamento di una cospicua somma per quanto riguarda il nostro lungomare nella nuova programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione, e quindi attendiamo fiduciosi che questi finanziamenti insomma vengano presto attuati. Come ricordava il sindaco Marinucci al nostro microfono, qui passa anche il Regio Tratturo, il Tratturo Magno che dall'Aquila conduceva appunto gli armenti fino a Foggia, e anche questo è un problema per voi? È una risorsa, ma è anche un problema. La risorsa perché comunque ci dà tanta notorietà, perché questo è l'unico punto della regione in cui le pecore incontravano il mare, tant'è che più in là potete notare anche i famosi cippi che servivano proprio a perimetrare e a misurare le distanze del gregge. Ma dall'altro lato è una zona molto vincolata e quindi per qualsiasi tipo di intervento noi dobbiamo fare come ente, ci dobbiamo scontrare comunque con una burocrazia notevole che ritarda quindi qualsiasi tipo di opera che dobbiamo realizzare. A proposito della Via Verde, sindaco, qual è il futuro, come lo vede? Ma no, il futuro lo vedo buono ancora, anche perché sto aspettando gli ultimi fondi, come abbiamo fatto l'intervista in cui dicevo che spero che a giugno arriveranno gli altri 800.000 euro per proseguire e per collegare la pista verde dei Trabocchi del nord con la pista verde dei Trabocchi del sud e avere una continuità. Non è logico. Qui la regione con i tecnici già sono venuti, provvederemo alla messa in sicurezza di questo litorale messo a dura prova, quindi ripristineremo la passeggiata e poi sperando, mi hanno riassicurato dalla regione che questi fondi sono fondi che arriveranno, il nuovo progetto di variante puntuale è arrivato,
probabilmente non lo presenteranno a giorni e quindi dovremo andare e poi a reperire i fondi, ma già mi hanno rassicurato che il Casal Bordino è inserito nell'FSC con difesa della cosa con fondi molto sostanziosi.